Bello a tutti, raga. Ora sono nelle Maurice, l'hotel che mi ha pagato a Witton appunto per questi giorni a Parigi Fashion Week per la sfilata. E sto andando a ritirare l'invito della sfilata, che è quell'orologio di Witton che forse avete già visto dall'Instagram di Virgil. Quindi adesso andiamo a fare l'unboxing. Allora, adesso mi hanno dato gli inviti. E poi c'è stata anche una busta addizionale con dentro uno champagne. Adesso andiamo a unboxare l'invito della sfilata, che è questo qua. Monsieur Federico Barenno. Beh, bomba. 721 su 1200, quindi sono anche numerati. L'orologio va al contrario. L'invito effettivo della sfilata. Bellissimo. Faccio anche quello per Valerio. Sono riuscito a imbucarlo alla sfilata. Qua c'è il Ruinar, la champagne. Qua presumo che sia un programma della giornata. Ci sta scritto ovviamente la data, l'orario, il posto a sedere scritto a mano, c'è il tratto ben bianco, dietro ci sta il LV disegnato nelle nuvole. Insomma, sono abbastanza fomentato per vedere cosa sfilerà a questo giro con Witton disegnato da Virgil. Allora, adesso stiamo nella location della sfilata, deve ancora iniziare. Insomma, appena inizia, ognuno ha il proprio posto a sedere, e poi adesso a breve vi farò vedere i video della sfilata. Questa è la situazione prima dello show, tutti gli attrezzi da falegname, cose giganti, e quella sembra la scala della fine di The Truman Show, dove sta Jim Carrey e poi esce dallo spettacolo. E adesso vediamo cosa ci propone comunque Witton e Virgil. Thank you.
adesso qua il vietrone verticale è questa parte qua in cui iniziano a sfilare tutti i modelli registrata per le stories. Sfilata molto bella a mio parere, molto ricca quanto riguarda le opzioni di accessori, di borse, ovviamente la collezione Vuitton non si possono far mancare borse di tutte le varietà, ci sono state borse curve, borse in coccodrillo, borse specchiate, borse che a quanto pare sono degli speakers, quindi una specie di stereo Bluetooth, borse stampa cielo con questo degradé, e poi anche i capispalla, e comunque l'abbigliamento sembrava molto forte, con realizzato con tecniche veramente super all'avanguardia. E più avanti poi ci sarà domani lo showroom dove potrò vedere i pezzi al vivo, e potrò vedere più avanti sicuramente nel video. Ora dopo questa sfilata passeremo ad altre due per appunto durante questa Fashion Week di Parigi da farvi vedere. Allora raga, la sfilata è finita adesso. Adesso usciamo. Questa sera ci sta una cena, un party. Cercherò di farvi qualche altro video. E poi domani ci sta il showroom in cui posso vedere dal vivo tutti i pezzi che hanno sfilato oggi. Sfilata di Who Decides War, che è, come ha rinominato di recente il proprio brand, era Bravado, anche detto è Bravado oppure Murder Bravado. E sfilata abbastanza interessante per quanto riguarda l'offerta di pantaloni, di jeans con trattamenti molto particolari, tutti sfilacciati, insomma, bella ricerca sul dettaglio. Per quanto riguarda invece le giacche o insomma altri pezzi che compongono i look, mi è sembrato un po' troppo da primo anno ai Marangoni, erano cose molto raffazzonate, non stavano bene addosso i cartamodelli, come anche ad esempio questo coat, questo cappotto lungo bianco è appena passato, non aveva una bella costruzione, non stava bene addosso al modello. Quindi secondo me su alcune cose molto bene come brand, altre veramente molta strada da fare ancora, perché insomma appena si tratta di fare qualcosa un po' più particolareggiato non ci siamo proprio. Le forme sono tutte strane, stanno male indosso, cioè già stanno male indosso i modelli, non si immaginare quando stanno addosso magari appunto un consumatore normale. Tirata questa qua di Landed Works Corps, che è un brand fondato da Offset, il rapper, uno dei rapper dei Migos, sicuramente lo conoscerete, e poi il fondatore di Innominate, una delle sfilate penso più brutte che abbiamo visto in assoluto. Vederla dopo Vuitton è stata ancora peggio, e alcuni modelli aperto torso nudo, cosa super trash, e solo col jeans, altri appunto con styling e outfit super basici che potevano essere un jeans solamente, una giacca di pelle chiusa tra l'altro addosso, veramente dei look brutti. Il mio giudizio di questa sfilata è che la moda dovrebbe essere lasciata a chi lo sa fare, e diciamo che rapper che hanno la propria collezione, che hanno la presenza sfilata di sfilare, l'unico che lo può fare finora direi che è Kanye, anche perché ha le competenze design da parecchio tempo giuste, e anche tutte le cose gli hanno dato negli anni tutto il suo collettivo di artisti che gli seguiva l'Art Direction dentro a Donda, tra cui anche Virgil una volta. Questa collezione qua è veramente risicata e super basic, cioè a parte alcuni modelli sfilavano tipo delle Dunk BSB, tipo le Kruger, Freddy Krueger, va. Adesso sto presente allo showroom di Vuitton dove possiamo vedere e comprare le cose in anteprima, preordinare in realtà, e questo è il piano terra, poi c'è un bar, e salgo su e faccio video e anche foto di tutto quello che vedo, che sono praticamente le cose che si sono viste ieri in sfilata, e poi ci saranno ulteriori pezzi addizionali, quindi adesso vediamo tutto assieme qua, questo racing, così lo chiamano ufficialmente, di Louis Vuitton autunno-inverno 2020. Diciamo che c'è veramente tanta carne al fuoco, molta roba veramente figa, e
il problema è non avere abbastanza soldi perché questa roba costa dentro un sacco. E adesso vi farò vedere qualche altro pezzo più particolare. Millionaires rosa, fluo, borsa in pelle di coccodrillo, bellissima con questa chiusura qua, e anche il logo qui. Sherling monogram, pazzesco, con il camoscio fuori e rivestito di Sherling dell'intero. Smaltato e con cristalli Swarovski, tipo Cuban Link, molto ma molto figo. Ho i jack destratturati che sono bellissimi, vedete, sono connessi tutti i fili molto resistenti in modo che non si stacchino ovviamente, e tutto è scomposto, tutte le pezze come se fosse un puzzle che mentre uno cammina ovviamente si muovono tutti i pezzi separatamente, quindi è veramente incredibile queste giacche destrutturate, sembra una cosa molto Margiela. Poi i dettagli tipo i bottoni sono di veramente un altro livello. Hanno fatto anche l'installazione, una tenda monogram da campeggio, non so se è venduta e in vendita o meno. Fanno anche le sedie da campeggio qua. Qua vediamo, ci stanno quelle specchiate, laserate col monogram. Non posso neanche immaginare quanto costerà questa roba. Millionaire componenti cromati, pazzeschi anche questi. Posso? Oui. Thank you. Keyball curve, keyball cielo, borsa cielo. Questo è prende uno speaker per tutto il ragazzo. Che bello, già andrà a fare. Hanno messo, è stato anche qua le nuvole, lo showroom riprende completamente la sfilata. Questo è uno speaker, non lo so, poi vi farò sapere il prezzo. I bol di coccodrillo curva, harness in Sherling, steamer bag storta, non saprei neanche come chiamarla. Qua c'è tutta l'area con i modellari, i capi con la stampa cielo, lo zaino, pelletteria, catene, la sneaker tempesta dei cristalli. Vediamo più da vicino la sneaker, questa è ripresa ovviamente ispirata da Jordan 3/Jordan 4, questa è la versione tutta tempestata di cristalli Swarovski, secondo me era un prezzo intorno 3-4 mila euro questa versione, ovviamente azzurro, bianco e argento come i colori delle ultime uscite, con questa stampa cielo che si abbina perfettamente alla sneaker, molto figa, un po' troppo eccessiva per i miei gusti, quindi anche per il prezzo molto molto alto, anche se la lavorazione è tutta a mano ovviamente per fare questo sfumato, quindi diciamo è assolutamente giustificato il prezzo. Qua ci stanno delle borse in Sherling stampato, delle keyball con tutte le tasche. Molto bello anche questo paio di stivali qua.
Bella, raga, ci ritroviamo. Adesso è l'ultimo giorno che sono stato qua. Adesso sto tornando in aeroporto a Parigi, a Charles de Gaulle. È stata una bella esperienza qua a Parigi, tra le varie sfilate appunto di Undercover, Witton, Junior, però non sono riuscito a riprendere perché c'era il telefono scarico, sfortunatamente. Fatemi sapere se vi è piaciuto questo tipo di contenuto, appunto di documentazione delle sfilate, insomma, di questo backstage anche per quanto riguarda lo showroom di Witton, di quello che si poteva comprare prima di tutti gli altri, quindi avete capito anche come funziona un po' il business di grandi brand che sono solo direct to consumer come Witton. Vi ricordo poi di commentare, fatevi sapere cosa ne pensate di questo video, seguitemi su Instagram, trovate il link in descrizione, oltre poi il link di Clect, che è il sito dove compro io le sneakers in edizione limitata, anche tutto lo streetwear, e il sito di Clect Protect, che è il prodotto che utilizzo per pulire le mie sneakers. Adesso appunto tra poco arrivo all'aeroporto e torno in Italia, spero che questo video vi sia piaciuto. E per me è stato veramente emozionante stare alla sfilata di Virgil, appunto di Witton, che abbia tutti i giorni, diciamo. Ed ero uno dei pochi in Italia. Federico, direi che per oggi è tutto. Grazie per essere stato con me e aver visto questo video. Ci becchiamo prossimamente. E bella a tutti.